Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quando mi vedete così contenta e in questa postazione diversa, già lo sapete ragazzi, già lo sapete. Avevo detto che quest'anno non avrei fatto altri ordini su Shein e invece il Black Friday è piombato. E che fai? Non ne fai un ordinino così per provare qualche cosuccia? Beh, comunque questo sarà un haul un po' diverso dal solito, perché di vestiti ne ho presi veramente pochi, due o tre cosine, ma comunque vedremo tutto nel video, non vi preoccupate, tutto con calma. E come sempre ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere, di lasciarmi un like e di commentare se il video vi è piaciuto. Detto questo ragazzi, non vedo l'ora, sono carichissima, ma non perdiamo tempo e partiamo con questo bellissimo haul di Shein. Oggi mi trovate in veste natalizia perché è il 1° dicembre e ho iniziato un po' a scartare il calendario di Douglas, che vi faccio vedere qua. Se vi fa piacere seguite i miei shorts che pubblicherò ogni giorno per vedere cosa c'è in ogni casellina. Sono troppo contenta, il Natale, sapete, è io pazza per il Natale. Comunque, partiamo con la prima cosina, che è una bella borsa. Breve storia triste, io sono piena di borse, ma di colori pazzi. Cioè, io una borsa nera così non l'avevo. Quindi ho detto, non perdiamo l'occasione e prendiamola. È una semplicissima borsetta nera con questa trama un po' tipo cuscino, trapunta, in PVC, quindi sta bene un po' con tutto, sia con uno stile un po' più street, un po' più casual, sia con un outfit elegante, quindi secondo me è perfetta e super versatile. Mi piace un sacco, è rigida, perché con le borse su Shein bisogna stare attenti, perché è un attimo che ti rifilino delle borse tutte flosce che poi non si riescono ad utilizzare. È un po' un prenderci, devo dire la verità. Mi è andata bene, questa borsa è bellissima, sono super soddisfatta. Passiamo oltre con un capo di vestiario che è zan, adesso ve lo faccio vedere. Poi di vestiario, è un accessorio. Che cosa mi sono comprata? Una bella cinturona da mettere ad esempio con i camicioni, con una maglia larga per rendere l'outfit un po' più casual e street. Mi piace tantissimo questo, veramente ne avevo bisogno e secondo me è super versatile. Poi nero veramente va con tutto, ma questo ve lo faccio vedere indossato. Ecco qua il bustino, veramente veramente carino. Mi piace un sacco l'effetto che fa, bello strizzato, ma comunque se vedete ha tutti i nastrini con qua il fiocco, che quindi si può anche leggermente allargare eventualmente. E mi piace un sacco come fitta, come sta, cioè rende proprio l'outfit molto più spicy, molto più carino, un po' tipo piratessa, zin zin zin. Mi piace un sacco, senza questo effettivamente questo vestito è veramente triste, infatti l'ho messo pochissime volte. Invece con questo non vedo l'ora di indossarlo, veramente dà un tocco in più. Poi chiaro che questo può essere anche messo, come dicevo prima, con una maglietta larga. Questo diciamo che è come io lo preferisco, in questa veste appunto da piratessa. Poi con tutto l'elastico qua che fascia bene, questo dettaglio in ecopelle, veramente top. Non perdiamoci in chiacchiere, vi faccio vedere così un oggettino che mi serviva. Mi sono comprata un portafoglino molto piccolo, vedete rispetto alla mia mano è abbastanza piccolino, ma mi serviva proprio perché mi si era rotto il mio. Ha dentro il posto per le monete che si apre con la zip e poi un bottone qua sul lato che fa aprire tutto il portafoglio e qua ci si può mettere un sacco di carte, ci sono almeno 6, 7, 8 spazi, quindi direi super super comodo, super tascabile, perché appunto adesso sto usando sempre un sacco di queste borsine piccole e quindi con un portafoglio grande è impossibile. Dunque sono molto contenta, molto soddisfatta, poi di questo camoscino un po' donna adulta, quasi vecchia diciamo. Passiamo oltre ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e vi faccio vedere un'altra cosa molto bella che è, già immaginerete, sono delle calze a rete
però con, vedete, con una grana molto 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 stretta, quindi non sono quei buconi. E niente ragazzi, è semplicemente una calza a rete tutta brillantinata, è veramente favolosa. Non c'era la taglia, quindi direi che è taglia unica. E niente ragazzi, questa la proviamo assolutamente insieme per vedere come sta. Meravigliosa, meravigliosa. Spero che non mi si buchi nel giro di una volta che la metto, cosa che è probabilissima. Però io le calze di Shein non le ho mai provate, quindi insomma testeremo anche la durata di questo prodotto. Pezzo forte che sono queste bellissime calze, tutte brillantose. Io spero che voi brillanti li riusciate a vedere. Comunque la trama è veramente bellissima, non troppo larga, non troppo stretta, e appunto questi brillanti, che ve lo dico a fa, sono qualcosa di stupendo. Adoro! Yeah, yeah, yes! La 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 la! Proseguiamo, proseguiamo con il prossimo prodotto. Il prossimo prodotto, dai, vi faccio vedere una magliettina. Ho preso due magliettine, questa è una, ed è una magliettina nera, semplice, ma che comunque secondo me è super utile nell'armadio, ed è questo body, vedete, nero, con un'arricciatura sul davanti, che secondo me è molto raffinata e dà quel tocco in più. E tra l'altro ho preso un body perché andando verso l'inverno con il freddo, io ho tutte maglie croppate praticamente, e ho bisogno che la mia pancia stia al caldo, quindi con il body ovviamo tutto. Ovviamente ha maniche lunghe con questa texture un po' a costine, vedete, non è pesantissima, ma comunque io non l'avrei mai messa da sola, l'avrei comunque sempre abbinata a un maglione, maglioncino, perché d'inverno solo con la maglia così si gela, si gela. Il tessuto è il solito tessuto delle maglie Shein, non è sicuramente cotone, questo direi 100% poliestere, ma per una maglia basica così sinceramente non mi disturba più di tanto, ma comunque dobbiamo vederla indossata. Ah ragazzi, di questa ho preso una S. Ecco qua il body, devo dire carinissimo, cioè semplice, con questo appunto arricciatura, che secondo me, cioè, è super elegante, super carina. E niente ragazzi, alla fine è più caldo di quello che pensavo. Questo è il lato, le costine di cui vi parlavo prima, che sono davvero secondo me carinissime. Mi piace un sacco anche questo scollo che è un po' a cuore, molto carino. Anche comunque la chiusura del body non è niente male, cioè non dà fastidio, non è di quelle rigide che quindi danno fastidio magari mentre cammini. Super comodo anche dietro, secondo me è fatto benissimo, non sto qua a farvelo vedere. Che dire, meglio di così non si può. Lo metterò praticamente tutti i giorni invernali. Ma andiamo oltre con questa bellissima cover. Era da un po' che non compravo una cover su Shein, ormai Shein è il mio negozio di riferimento per quanto riguarda le cover, perché sono bellissime e durano anche un sacco, anche quelle trasparenti non si ingialliscono. Infatti ho preso una cover trasparente con questa fantasia a nuvoletta, tra l'altro una nuvoletta, cioè, super realistica, no? Troppo carine. Poi ho pensato, con il mio telefono lilla sta troppo bene, cielo lilla con tutte le nuvolette bianche, secondo me è bellissima. Poi come vedete è di silicone, bella morbidona, quindi non è di quelle rigide che ci prendi contro e se ne stacca un pezzo, direi perfette. Infatti io ragazzi le cover di Shein ve le consiglio, straconsiglio, perché costano poco, durano tantissimo, molto di più spesso di alcune che ti vengono a costare 20 euro, che sinceramente anche no. Passiamo all'ultimo capo di vestiario, ve l'avevo già detto, sono stata proprio scarsa di vestiti, ma perché avevo già fatto l'ordine pochissimo tempo fa, e quindi vi faccio vedere l'altra magliettina che vi avevo detto che avevo comprato. È una magliettina molto simile in realtà anche a quella nera che vi ho fatto vedere in precedenza, però è beige, un beigeolino molto chiaro. In realtà dal video sembra molto più chiaro di quello che è in realtà, in realtà è un po' un cammello molto 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 chiaro, però non è proprio beige freddo, è molto più caldo dal vivo. Il tessuto è sempre quel poliestere Shein, questa mi sembra forse un pelo più sottile dell'altra, di quella nera che vi ho fatto vedere prima. Il dettaglio che mi piace molto di questa magliettina sono appunto i bottoncini davanti, che la rendono un po' più spicy rispetto a che se avesse il collo semplicemente tagliato
senza nulla, anche questa è a maniche lunghe e ovviamente anche questa, rimaniamo sul trend, è un bellissimo body, sempre per tenere la nostra pancina al caldo. Anche di questa ho preso una S e niente ragazzi, bisogna solo provarla. Ecco qua l'altro body. Allora, mi piace tantissimo, chiaramente è un po' più trasparente, cioè si vede anche un po' il reggiseno perché è scuro, quindi... Però mi piace un sacco, l'unica è che è un po' leggerino, veramente leggero, quindi insomma... Sicuramente sopra ci andrà un maglione, qualcosa del genere. Però come già vi dicevo prima, questo dettaglio dei bottoni mi piace davvero tantissimo. Anche comunque la texture, che è sempre a costine, però non sono quelle costine piccole ma sono più grandi, mi piace molto. E niente, in generale niente da dire. Ovviamente voi lo vedete così tipo bianco, in realtà già come vi dicevo è molto più beige, molto più cammellino chiaro. E adoro, adoro. Mi sembra tipo di dover andare a fare un'esibizione di danza. Sono molto contenta, mi piace davvero un sacco. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine della prima parte di questo haul. Ho deciso di tagliarlo in due perché volevo dedicare un video apposito al make-up. Infatti nel prossimo video vedremo un sacco di prodottini make-up di SheGlam che sono andata a comprare, in cui poi faremo un altro video in cui li andremo a testare. Chi già mi segue da un po' sa che avevo già testato alcuni prodotti di SheGlam e non era andata per niente bene, ma stavolta sono molto fiduciosa, quindi io vi aspetto nel prossimo video, mi raccomando, che uscirà tra pochissimo e andremo a vedere tutti questi bellissimi prodottini make-up. Intanto spero che questo video vi sia piaciuto e che vi possa anche aiutare per magari idee di prodotti che potrete o vorrete acquistare su Shein. Detto questo, vi mando un bacione come sempre e ciao!